All'interno del ciclo I Magnifici Dieci, guida al romanzo italiano del primo novecento, la conversazione di quest'oggi è riservata ad un romanzo breve ma di straordinario fascino, Le due zittelle di Tommaso Landolfi. Abbiamo preso la consuetudine nei nostri incontri di iniziarli con una sorta di ricostruzione, sia pure estremamente sommaria e concisa, eh, delle, della formazione culturale, delle esperienze di vita dell'autore, sino alla data almeno dell'opera che desideriamo eh, trattare. Nel caso di Landolfi questo tipo di discorso è molto difficile. Era nato a Pico che allora era in provincia di Caserta e, e oggi è, come tutti sapete, in provincia di Frosinone nell'agosto 1908 da una famiglia di antica eh, Prosapia eh, locale. Era stato orfano della madre in età molto tenera, con rapporti mh, intensi, ma a quel poco che si sa anche difficili, con la eh, figura materna. Eh, si era eh, trasferito eh, mh, piuttosto giovane a Firenze e qui aveva intrapreso l'università presso la facoltà di lettere della città e si era laureato in letteratura russa a 24 anni nel 1932. Quelle che vedrete tra l'altro oggi sono alcune delle rarissime immagini e questa che vi stiamo mostrando è davvero di estrema rarità eh, di Tommaso Landolfi, uno scrittore che Aveva fatto della propria ritrosia e della propria riservatezza un'arma di comportamento ferrea e non venne mai meno al principio di non farsi fotografare, non rilasciare interviste, non avere eh, diretta partecipazione a iniziative cosiddette mondane della letteratura come dibattiti, convegni, eh, partecipazioni pubbliche a questo a quel cenacolo. A Firenze è fuori di dubbio che Landolfi si sia legato al gruppo cosiddetto delle Rosse, dal caffè omonimo nel centro della città in cui si era solita ad unarsi eh, la generazione ermetica, i poeti che si distingueranno sotto la chiave della scuola ermetica eh, da Mario Luzzi, a Bigongiari, a Parronchi, ma anche ad, ad altri letterati che prestavano la loro attività professionale nella città, come Eugenio Montale, direttore del gabine, Gabinetto Viessi, come per un breve periodo anche Carlo Emilio Gadda, l'ingegnere di Milano, che tuttavia a Firenze fece. Un soggiorno abbastanza prolungato. Ma anche in queste forme, e anche coi critici importanti, molto fini della generazione ermetica, come Carlo Bo, come Leone Traverso, come Oreste Macri, eh, Landolfi intrattenne sempre rapporti di. Eh, schietta amicizia ma sempre defilandosi dal resto del gruppo e le sue letture non erano certo quelle che in quel momento gli ermetici portavano alte gli ermetici come tutti sapete guardavano alla poesia simbolista e decadente francese come a quella che aveva aperto una nuova prospettiva a quella che sarebbe stata la poesia futura da Baudelaire a Mallarmé da Rambo a Verlaine, eh, Landolfi spaziava invece e non soltanto per motivi di tesi di laurea in quella letteratura russa in cui riconosceva come dire, alcuni di quelli che sarebbero poi stati i suoi maestri e innanzitutto il grande scrittore romantico Pushkin di cui tradusse stupendamente, occorre dirlo Manovrava il russo come una seconda lingua tutti i poemi e tutte le liriche, edizione di cui potete disporre attraverso una recente ristampa del milanese editore Adelfi, che tra parentesi si sta eh, accingendo a ristampare tutta l'opera di questo grande solitario delle lettere novecentesche italiane. Ma forse il maestro, tra virgolette, che eh, più influenzò. Landolfi fu Nicolai Gogol. Anche di Gogol Landolfi aveva magnificamente tradotto i cosiddetti racconti di Pietroburgo e sono la raccolta sotto la quale stanno i capolavori del narrar breve di questo straordinario scrittore come il naso, storia di un naso che si stacca. Dalla persona che lo possiede e diventa un individuo autonomo. Il cappotto, storia delle tribolazioni di un funzionario pubblico che eh, si eh, mette in testa di avere mortalmente offeso un proprio superiore starnutendogli in testa durante una prima teatrale. E il ritratto, forse il, la vetta davvero della produzione breve di Gogol, storia di un ritratto che passa di mano in mano. Da un antiquario ad un pittore ad un altro pittore, ancora seminando l'infelicità in tutti quelli che lo posseggono. Ecco, Gogol, la visione grottesca della vita di Gogol, per cui un naso può diventare un uomo, la visione disperata dell'esistenza di Gogol, eh, esemplificata soprattutto in quel grande romanzo, non a caso incompiuto, eh, che fu Le anime morte, queste sono forse le vere grandi matrici della formazione letteraria molto particolare di Landolfi. Dire Pushkin vuol dire la cultura romantica, dire Gogol vuol dire eh, il gusto per tutto ciò che è bizzarro, per tutto ciò che è fantastico, per tutto ciò che non è incasellabile nelle categorie della razionalità. Ecco ancora una rara foto di Landolfi, a caso, a caso, proprio con uno scrittore siciliano di cui abbiamo anche parlato, Vitaliano Brancati, evidentemente in un incontro romano. Roma fu qui un ritratto magnifico della maturità di questo scrittore, il solo scrittore contemporaneo, ha scritto con quella finezza eh, che gli era tipica Gianfranco Contini, che abbia dedicato una minuziosa cura degna di un dandy romantico, quale un Byron o un Baudelaire, alla costruzione del proprio personaggio, un personaggio notturno di eccezionalità stravagante, dissipatore. E inveterato giocatore. Un personaggio che viene introdotto e anzi, ostentato costantemente nella sua opera, particolarmente nelle pagine più recenti. Giocatore avete sentito? E come sapete, se dobbiamo rimanere all'interno della letteratura russa, lo scrittore giocatore per Antonomasia fu, come tutti sapete, Fyodor Dostoevsky e Dostoevsky dedicò addirittura a questo vizio che lo torturava, a questa debolezza, se non vogliamo parlare di vizio, che lo torturava e lo portava a crisi economiche disperanti, addirittura un romanzo che porta proprio come titolo Il giocatore, eh, ambientato in una immaginaria... Eh, Carlottensburg, dove si adunano appunto dei malati eh, del, del gioco d'azzardo nel locale casino. Concepisco, scrisse dal parte sua Landolfi, ormai l'esistenza sotto l'aspetto del gioco ed essa mi parrebbe vuota più di quanto non mi paia, ove questo mi eh, mancasse. Non è cedere a un, a un pettegolezzo dire che. Eh, Landolfi passò periodi abbastanza consistenti della sua esistenza in località eh, non lontano dalle quali si ergeva un casino per poter sfogare questo suo eh, impulso irresistibile. Ma ripeto, tutti quelli che lo hanno avvicinato sottolineano. Che era, come dire, eh, per antonomasia il letterato, altro dagli altri, diverso dagli altri, estraneo dagli altri, con le sue avventure di cavaliere d'altri tempi, mh, talora perfettamente acclimatato e tal'altra, tra virgolette, in gran dispitto, con le sue battute glaciali, con tante maschere da potersi levare e rimettere un poco diabolico, misteriosissimo, da sparire d'un tratto, dal non dare notizie di sé, da passare da un escogitato splendore ad una amplificata decadenza, lo splendore e la decadenza è evidentemente nel eh, diarista di cui ho letto un brano e si tratta di Leone Piccioni, volevano dire splendore economico, cioè momenti di grande ricchezza economica a una decadenza, cioè a momenti di ristrettezza economica, forse anche per quel passione di cui sopra. Sappiamo, ripeto ancora una volta, poco della sua vita privata per questa ritrosia a eh, dichiararsi, eh, frequenti ritorni a piccola, casa a vita, come egli la chiamava. Dove il padre aveva ancora a lungo vissuto e dove era solito spesso ritirarsi eh, per scrivere i propri libri, eh, un affetto di grande intensità per la giovane moglie, la maior, così la connota in scritti eh, di forte sapore autobiografico, e i due figli, la minor e il minimus, che evidentemente avevano eh, la capacità di sommuovere dal profondo i suoi affetti, Roma, Roma, meta di frequenti visite e Roma come città nelle cui biblioteche probabilmente Landolfi trovava letture di cui soddisfarsi. Abbiamo detto Pushkin, quindi un grande romantico, abbiamo detto Gogol, un grande, il capofila della letteratura del grottesco e del fantastico, ma anche i francesi. Landolfi conosceva magnificamente il francese, tradusse anche dal francese, scelti accuratamente tra i modi, quello che nella lingua vuol dire gli scrittori maledetti, Gérard de Nerval, il grande rom romantico eh, che finisce. Eh, muore giovanissimo in un vicolo del quartiere parigino di Saint Germain-des-Prés eh, in una notte di gelo atroce ed è una morte che è probabilmente un volontario suicidio Barbeido Revilly l'autore anche egli maledetto di una raccolta di racconti che eh, sin dal titolo si presenta da sé le diabolique i diabolici quanto agli italiani fermo amore per eh, D'Annunzio, amato e odiato per la verità al tempo stesso, ma di cui Landolfi riconosce il grande magistero stilistico, sia nei romanzi, sia in particolare nella grandi raccolte di poesia, e Manzoni, di cui egli amava particolarmente, non tanto come dire, la stesura finale del capolavoro, cioè quelli che per noi sono a tutti gli effetti i promessi sposi, ma le due grandi stesure antecedenti, cioè gli sposi promessi e a ritroso ancora Fermo e Lucia. Quello che vi abbiamo detto non è certo tutto, ma è molto di quello che si può dire all'interno del poco che questo grandissimo prosatore e narratore era disposto di sé a rivelare. Landolfi esordisce nel 1937, eh, ripeto, è dell'8, con sette racconti, uno più affascinante dell'altro, raccolti sotto il titolo di impronta galileiana, come vedete si va sempre all'indietro, alla grande tradizione dello stile italiano alto, Dialogo dei massimi sistemi, che come sapete è il titolo di un'opera di Galileo Galilei. Una seconda ehm, opera e per la prima volta il passaggio dalla raccolta di racconti al romanzo breve che si intitola La pietra lunare. Vedete qui Firenze che come ho detto è la città non solo di eh, maggior contatto con gli altri scrittori della Coevi ma anche la città in cui talvolta esplicitamente Landolfi ambienta eh, i suoi romanzi e racconti. La pietra lunare che vede la luce nel 1939, racconto lungo, romanzo breve, è una storia d'amore, ma di che tipo? È una storia d'amore, la dico in due righe per arrivare poi al nostro romanzo di quest'oggi, che coinvolge il protagonista e guru, una donna capra dotata di straordinari poteri ed è naturalmente. Come potete immaginare, una storia d'amore tra un uomo, un giovane uomo e una capra, una donna capra, un racconto tutto in bilico tra realtà e sogno, anzi, un lungo incubo onirico. Nel corso del quale, tra l'altro, il giovane protagonista, innamorato, innamorato perdutamente della sua guru, ha anche l'occasione di incontrare altri esteri misteriosi. E poi un terzo. Uh, racconto lungo, un romanzo breve: Landolfi non scrisse mai libri di grande ampiezza, proprio perché probabilmente si rendeva conto che la sua prosa così aristocratica, così costruita, così raffinata, e tra breve ne sentirete qualche campione non riusciva a occupare, a dilatarsi in uno spazio ampio della narrazione. Il terzo romanzo breve, anche qui un titolo assai inquietante: Il Mar delle Blatte del 1939, dove fa la comparsa naturalmente eh, una tribù, addirittura come il titolo dice, di scarafaggi eh, che eh, come dire, riescono addirittura a riempire di sé l'intero paesaggio. Il romanzo di cui vi vogliamo parlare quest'oggi si intitola, l'ho già detto, Le due zittelle e vede eh, la luce eh, nel 1946 a puntate su una uh, rivista mensile che si pubblicava a Firenze e che era diretta da quello che sarebbe stato poi il successore di Eugenio Montale alla direzione del gabinetto Viesseux, eh, cioè Alessandro Bonsanti e la rivista si chiamava Il Mondo e il titolo poi che Mario Pannunzio, allievo di Leo Longanesi su Omnibus riprese quando fondò a Roma il ben noto e bellissimo Settimanale politico-culturale di questo eh, titolo. Che cosa eh, racconta Le due eh, Zitelle? Ripeto, non ambientato a Firenze: i, di, i romanzi e i racconti di Landolfi non hanno mai un'ambientazione connotata e tantomeno realistica. Ma certo, in una zona che ha qualcosa. Della provincia toscana, forse in una cittadina o in un paese limitrofo a questo che era in quel momento, negli anni 30 e 40, davvero una delle capitali culturali non solo d'Italia ma anche d'Europa. Le due zitelle, e dico subito che il titolo ha la T doppia eh, con forzatura voluta dell'italiano corrente che vorrebbe zitelle dal l'antico latino cita, poi zita, eh, cioè eh, ragazzina, ragazzina adulta in vari anche dialetti italiani. Le due zitelle si chiamano Lilla e Nena e vivono appartate, ripeto, in questa imprecisata eh, cittadina, dopo la morte della terribile madre, baffuta e di fattezze certo non attraenti alle prese con le prodezze di una scimmia che gli è stata donata da un fratello, eh, come dire, ormai eh, scomparso. Tant'è che spesso e volentieri le due sorelle sulla sessantina eh, evocano... Questo fratello che ha lasciato a loro questa sorta di legato. Eh, nel testo, eh, è un particolare anche questo stilistico e lessicale curioso. La scimmia, che come sapete si scrive con due M, invece da Landolfi è scritta con un M sola, quasi a compensare la doppia T delle zitelle del titolo. Questa scimmia. Eh, portata loro, ripeto, da un fratello viaggiatore reduce da viaggi eh, esotici e poi morto, e venerata dalle due sorelle, quasi come una reliquia di quel congiunto. Eh, fatto sta che alle due eh, zitelle, Lilla e Nena, incomincia un bel giorno a giungere la protesta delle monache di un convento attiguo alla loro casa che lamentano certe intrusioni di uno sgradito ospite notturno nella loro cappella del convento e la conseguente sparizione di un certo numero di ostie consacrate dall'altare. Ma sentiamo intanto come la scimmia, che si chiama Tombo, eh, è un piccolo cer cercopiteco, eh, si eh, comporta. In generale, lasciata libera, Tombo si comportava assai più ragionevolmente, che non è meraviglia. Le zitelle avevano pertanto preso l'abitudine di darle talvolta la via, si intende in una stanza chiusa. Essa allora poteva arrampicarsi sui mobili, il che eseguiva con estrema delicatezza e senza rompere mai nulla. Darsi da fare a suo grado e smetteva quegli inconsulti rumori. Non è però che anche in queste condizioni cessasse dal manifestare, con tutto un poco il suo contegno, una certa prepotenza. In definitiva, essa era, sebbene un eunuco, il maschio di casa, viziato inoltre ad onta del suo lamentevole genere di vita. Quando era libera e dopo essersi sfrenata a sua posta, i suoi occhietti cominciavano infantilmente a chiudersi. Venivano a rifugiarsi in grembo a una delle due donne, di solito a Lilla. O meglio, se costei era a giacere, ad applicarsi sul suo petto, che abbrancava con tutte e quattro le estremità in atteggiamento di possesso. Queste qualità virili, la scimmia venne, è vero, sviluppando soprattutto dopo la morte di donna Marietta, la mustacchiuta e barbuta vecchia le incuteva infatti un'associazione perplessa e forse invida che rasentava il terrore, ma con ciò mi avvedo ad essere caduto nel vizio più precato di attribuire a un bruto la scimmia attitudini e sentimenti umani per cui fo qui punto. Dunque una scimmia, tombo, una scimmia unuco, ancorché maschio, che tuttavia viene lasciata libera a tratti in una stanza chiusa dalle eh, zitelle e che tuttavia si comporta in qualche modo come un maschio umano. Normalmente tombo. È legata in gabbia, legata addirittura ad un pettorale, un marchingegno che le due zittelle eh, hanno fatto costruire per lei, e naturalmente, eh, proprio per questo, teoricamente incapace di eh, qualunque gesto fuori dalla gabbia se non nei rari momenti di libertà di cui abbiamo letto. Proprio per questo, a quell'annuncio delle monache dell'attiguo convento, le due zittelle sulle prime sono incredule. Eh, la nostra scimmia è chiusa, è legata ad una catenella. Ma poiché il fatto e naturalmente le lamentele si ripetono, decidono un appostamento notturno. Dopo alcune notti, una delle due sorelle che ha avuto il coraggio di eh, eh, presentarsi eh, a, al convento, eh, eh, assiste, prima ancora di poter andare al di là e vedere il peggio, alle macchinazioni della scimmia per liberarsi dalla catena e uscire dalla gabbia, alla sua sortita dalla gabbia e al suo rientro. I sospetti allora da parte delle due zitelle si fanno più concreti. Così viene deciso in una terza notte un vero e proprio appostamento in eh, cappella. E qui la scimmia è sorpresa sul fatto. Una delle due zittelle, l'ho preciso per il maggior chiarimento eh, del brano, è eh, come dire, in compagnia di una monachina letteralmente impietrata dal terrore. Tombo introdusse dapprima tra i ferri il lunghissimo braccio che già conosciamo e lo agitò un poco quasi tentasse l'aria. Poi entrò di spalle e dall'architrave misurò la distanza che lo separava dal bacino di una quasantiera, ergendosi a dritta della porta e vuota, sul cui orlo si slanciò con preciso volo. Ma poiché il suo contegno in simile circostante ci è già presa poco noto, non lo seguiremo partitamente nelle sue ulteriori evoluzioni né ci fermeremo a considerare ogni suo attuccio, fino a quando, attraversata velocemente a ragno la cappella per tutta la sua lunghezza, non si sarà tombo inerpicato sull'altare. Ora Nena se lo vedeva lì davanti, a pochi passi si può dire, nella piena luce dei due ceri. Ella e la monaca si erano impietrate e rattenevano il fiato. E la cosa orribile ebbe principio. Tombo s'accostò con decisione al ciborio e l'aprì bruscamente, sbatacchiando il portello. Restato un attimo a guardar dentro di traverso, come una gallina, vi affondò il solito braccio e ne trasse per due volte una manata di ostie consacrate che rapidamente divorò. Qui la monacella, non reggendo alla vista del sacrilegio, fece un gesto e strinse convulsa il braccio di Nena. È vero dunque, Tombo ogni notte si libera dalla catenella, esce dalla gabbia, si reca nell'antiguo convento e divora le ostie, ma quello che segue è ancora peggio perché si eh, imita goffamente un prete nell'atto di dire messa e in, infine, supremo sfregio, si lascia andare ad orinare sull'altare. Le zittelle sgomente, inorridite, indicano un conciliabolo, una ve, un vero e proprio processo per decidere le sorti del loro animale eh, sacrilego. Vi partecipano due distinte figure di sacerdoti e eh, a uomini di chiesa che si deve che chiedere che cosa fare. Monsignor Tostini, un prelato untuoso, eligio all'ortodossia, anche se si ostina a ripetere che gli animali vanno messi sullo stesso piano degli uomini e un giovane prete, un giovane prete eterodosso, eh, padre Alessio, che naturalmente si slancia in una furente invettiva contro quella che egli ritiene la più grave eh, stortura della dottrina cattolica, il considerare l'animale un essere inferiore all'uomo, ma è poi costretto ad abbandonare la casa delle zitelle, dunque la difesa della scimmia, tanto il suo avversario lo minaccia di scomunica e tanto soprattutto le due zitelle sono da lui scandalizzate. Tombo, e lo avrete già inteso, viene così condannato a morte come succedeva di un essere umano ai tempi della Inquisizione medievale quando. Con prove provate, e tra le prove viene giustamente evocata nel dibattito la tortura, veniva eh, confermato un suo esecrando eh, e imperdonabile eh, sacrilegio. È una pagina in cui credo potrete come dire, eh, avvertire tutta la grandezza di scrittore di Landolfi, quella che sto per accenni per leggervi, quella appunto dell'omicidio di Tombo. E neppur fu cosa d'un momento, e Tombo sentì fin troppo di morire. Nena, reggendo la sua arma dietro la schiena, si era avvicinata e anche lei lo vezzeggiava e lo accarezzava con la mano libera. Poi si fece un rapido segno di croce e lo accarezzò ancora, tenendogli in pari tempo ferme le gambe. Ed un tratto vibrò il colpo. Ma come si poteva del resto immaginare, lo spillone non seguì la via voluta. Esso penetrò un poco più in alto, un poco più in basso del cuore, o incontrò una costola. Convenne ripetere il colpo una, due, tre volte. Si era fatto un silenzio di tomba, che fu lacerato da un grido isterico di Lilla, una frase urlata precipitosamente, quasi fosse un'unica parola, mi pare di uccidere nostro fratello! Zitta, stupida! replicò Nena a denti stretti e fu la prima e l'ultima volta che disse una cosa simile alla sorella. Infine Tombo, che si era dibattuto furiosamente, si spense, si spensero i suoi occhi. Che all'ultimo istante esprimevano ormai solo una sgomenta meraviglia. Le ferite non davano sangue, ma un sottile filo di sangue colava dall'angolo della bocca. Tombo ha avuto la sua sentenza di morte, maldestramente eseguita, come avete sentito, da Nena, con uno spillone. E con questa scena efferata e crudele, eppure intrisa di una grande pietà, si chiude il racconto. Quale poetica dell'esistenza, quale visione della vita e quale possibilità di tradurla in letteratura sta dietro questo romanzo breve, a mio modesto avviso uno dei punti più alti dell'arte narrativa di... Landolfi è anche uno dei punti più alti eh, della prosa del primo Novecento. Intanto una elementare constatazione, è molto difficile distinguere nella vita dei nostri simili e quindi anche nella nostra vita ciò che è verisimile e ciò che non lo è. È verisimile vivere con una scimmia da parte di due eh, zittelle sole abbandonate dal destino e dall'esistenza? Forse sì, forse no. È verisimile concedere a questa scimmia degli attimi di vita umana come quando eh, ci si lascia abbracciare da essa e saltellare sul proprio grembo? Forse sì, forse no. Tutte queste incertezze che cerco di esprimere con un elementare avverbio eh, denotano nella visione dell'universo e dell'esistenza di Landolfi che non c'è regola per giudicare gli altri e di conseguenza noi stessi. Quanta infelicità si annidi nel cuore umano è qualcosa di davvero imprescrutabile e le scelte di comportamento che ciascuno di noi Decide di fare all'interno della propria esistenza sono tutte estremamente discutibili, ma tutte allo stesso titolo, ugualmente accettabili. Non possiamo ergerci a giudici dei nostri simili perché nessuno può giudicare noi stessi. Questo è il primo punto. Come vedete un tema, un'assunzione di principio che diventa un tema letterario, di grande, larga umanità. Eh, Landolfi, scrittore, come ho cercato di dire, illustrando i suoi grandi maestri del passato, eh, gli scrittori del fantastico, del bizzarro, e a fianco di Gogol, da lui meravigliosamente tradotto, dovrei anche mettere naturalmente l'americano Edgar Allan Poe, il grande tedesco romantico Ernst Hoffmann, da lui adorati e in parte anche eh, qua e là, in antologie tradotti per singoli campioni, nonostante la tensione, come dire, di questi maestri al grottesco, all'inverosimile, all'innaturale, al fantastico, al bizzarro, tutto quello che sotto cielo e sotto sole accade non è di per sé riconducibile a queste categorie. Tutto semmai è molto più normale anche nella apparente normalità e occorre avere pietà nel senso proprio che la parola ha nell'antico lessico cristiano, penso all'uso della parola pietas eh, in San Paolo, nelle lettere di quel gigante della letteratura cristiana antica che è San Paolo, la parola pietas vuol dire proprio comprensione totale, radicale, innocente dell'altro da noi. Del nostro simile quotidiano. Questo è un primo punto. Un secondo punto che per Landolfi è cruciale è il seguente: l'esistenza è incodificabile, non la si può interpretare, non possiamo darci eh, una, offrirci il privilegio di una interpretazione del vivere che risponda alle normali categorie razionali di cui siamo soliti servirci eh, nella nostra eh, esistenza eh, quotidiana, eh, le categorie di causa ed effetto, le categorie del prima e del dopo. L'esistenza è alla luce della incomprensibilità. Uno scrittore della generazione decisamente successiva a quella di Landolfi, uno dei capifila della neoavanguardia italiana, il cosiddetto gruppo 63, eh, a far conto dall'anno dall in cui questo gruppo a Palermo si costituì, Edoardo Sanguinetti, grandissimo ammiratore di Landolfi, a cui ha dedicato notazioni critiche. E di grande vivezza e di sorprendente originalità, eh, sostiene che il motore di tutto l'universo eh, narrativo di Landolfi è il principio di non giustificazione. Il fatto che non c'è nulla in quello che ci accade o che ci potrebbe accadere che sia di per sé giustificabile con gli strumenti di cui noi poveri esseri umani Disponiamo. Dobbiamo accettare quello che la vita imperscrutabile ci propone. Dobbiamo accettare quello che la vita imperscrutabile ci scaraventa addosso. Dal momento che gli intrecci dei romanzi di Landolfi, anche quelli più eh, marcatamente autobiografici, e questa sarà, come dire, la seconda fase di questo scrittore scomparso a Roma nel 1979 e proprio alla luce di una sorta di perenne scommessa col destino. Eh, tra parentesi, Landolfi non ama usare questo termine, destino peraltro corretto, ma usa sempre la parola caso, che è la parola che nel corrispettivo russo usa Gogol e che è la parola che usano tutti i grandi scrittori cosiddetti fantastici uno per tutti il grande argentino amatissimo tra l'altro anche egli da Landolfi Jorge Luis Borges che dell'imprevedibile della vita come labirinto eh, e come tutti i labirinti indecifrabile ha fatto come dire la eh, matrice eh, di eh, gran parte della sua produzione in narratore un altro grande ammiratore di ehm, Landolfi, e eh, mi avvio a concludere, è uno scrittore che tutti conoscete, che credo tutti amate e che eh, risponde al nome di Italo Calvino. Calvino che pure ebbe mh, sporadici incontri, molto radi e se ne rammarica a più riprese con Landolfi per i motivi che abbiamo detto in apertura della sua scontrosità proverbiale, passò due anni della propria esistenza di scrittore a rileggere tutti i racconti di eh, Landolfi, dopo all'indomani della sua morte, egli Calvino non poteva prevedere che di lì a un paio d'anni sarebbe precocemente mancato anche lui nel 1985, e eh, formulò la più ampia antologia. Di racconti di Landolfi che, di cui possiamo disporre. Oltre 400 pagine, ospitate tra l'altro, lo segnalo per vostra informazione, nella ben nota collana Burr di Rizzoli. Ebbene, eh, eh, Calvino disse: la grandezza di Landolfi, narratore, una grandezza a cui tutti noi vorremmo avvicinarsi, sta nel fatto che ogni volta in, il, egli mette il lettore in condizioni di scommettere su quando sta avvenendo nelle sue narrazioni. Se volete avere informazioni di più su Tommaso Landolfi, uno scrittore tutto da riscoprire, e sulle sue opere, rivolgetevi come sempre al sito internet di Nettuno.